Presidente Sassoli De Bianchi, Arte Fiera esce dai padiglioni, ritroviamo in questo bellissimo spazio candido bianco con all'interno quadri colorati. Che tipo di ospitalità è questa? È un'ospitalità, più che un'ospitalità, è il proseguimento di una collaborazione che inizia da oltre 40 anni, da 40 anni, perché la Galleria d'Arte Moderna di Bologna nasce 41 anni fa, un anno prima di Arte Fiera, e non a caso Arte Fiera nasce il giorno dopo, perché la città nel 75-76 decide di puntare decisamente sul contemporaneo. Lo fa costruendo il primo museo in Italia nel dopoguerra dedicato all'arte contemporanea, che è la GAM di Piazza della Costituzione, e di fianco l'anno dopo nasce Arte Fiera, che è la prima fiera dedicata alla contemporaneità e all'arte moderna in Italia, ed è la seconda o la terza in discussione la cosa in Europa. Cosa ospitate oggi? Oggi ospitiamo una parte della collezione che Arte Fiera ha via via realizzato, anche in collaborazione con i direttori che via via si sono succeduti della GAM. Io mi ricordo agli anni di Ecker e anche quelli di Maraniello, il direttore della GAM aiutava la fiera a scegliere le opere. Più recentemente lo hanno fatto gli stessi direttori artistici di Arte Fiera. Presidente, che aria si respira in città in questi giorni e che cosa sta accadendo? Beh, io percepisco una città molto dinamica, effervescente, piena di persone che vengono da fuori, gli alberghi sono pieni, i ristoranti, se avete avuto occasione di girarla, sono pieni, c'è una grande attenzione, viene riconosciuta a Bologna questa primogenitura per quello che riguarda l'arte moderna e l'arte contemporanea, che è appunto confermata da questo interesse che a mio parere non solo si mantiene ma cresce. Tenete conto che abbiamo battuto tutti i record di affluenza nel 2015 nel sistema museale comunale, e io sono convinto che se poi andiamo a sommare anche gli altri musei è un super record che battiamo, perché si sono aggiunte anche altre realtà museali, e questo la dice lunga su quanto sia tonica e attenta alle dinamiche della contemporaneità la nostra città.